fanno parte della nostra famiglia. Si può immaginare il dolore che stiamo provando. Dall'altro capo del telefono, la proprietaria della cagnolina di razza maltese uccisa da un esemplare di grossa taglia al parco di Villa Severi è ad Arezzo. Il cane ha zainato la cagnolina, che è morta per le gravi ferite riportate. Poi, richiamato dalla proprietaria, si sarebbe allontanato. La donna non si dà pace e vorrebbe che la proprietaria venisse individuata. La denuncia è stata presentata regolarmente al comando dei carabinieri di Arezzo. Vorrei che la morte della mia cagnolina, ci racconta la donna, non fosse accaduta invano. In quel parco sono tanti i cani senza guinzaglio e senza museruola. Quello che è accaduto a noi è solo la punta dell'iceberg di tanti episodi pericolosi. L'appello, rivolto a chiunque si sia trovato nel parco in quel momento, erano circa le 22, è di avvisare subito i carabinieri. Intanto della vicenda si sono occupate le associazioni cittadine, EMPA e guardie zoofile. L'amministrazione comunale è intervenuta attraverso l'assessore Giovanna Carlettini. L'amministrazione in questi anni ha dato dimostrazione di prestare grande attenzione al mondo dei nostri amici a quattro zampe con interventi puntuali e concreti. L'ultimo in ordine di tempo sarà discusso nel prossimo consiglio comunale, dove presenterò un regolamento per l'accesso e l'utilizzo delle aree di sgambatura presenti nei nostri parchi.